senza reti questa partita, però ci avete provato tutte e due, tante occasioni. Sì, sì, nel primo tempo noi forse qualcosina in più, forse molto di più rispetto al Chieti. Nella ripresa siamo partiti bene, poi siamo un pochettino siamo abbassati, anche se poi le nostre occasioni le abbiamo sempre avute. L'uno ci hanno messo in difficoltà su qualche errore nostro, su qualche palla alta, ma sapevamo che questo era il rischio che potevamo correre. Però devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi hanno dimostrato di essere una squadra forte, con personalità, perché non era facile venire qui a giocare con questa personalità e creare così tanto. L'unico rammarico è quello di non aver segnato. Ed in effetti avete giocato proprio di squadra, soprattutto nel primo tempo c'era quella catena di destra tra Zini e Chieriota che veramente ha funzionato benissimo. Sì, sì, vabbè, loro sono due giocatori che si conoscono bene, stanno crescendo, poi anche a sinistra purtroppo la munizione forse ha condizionato un pochettino Orfano per la gara, anche se poi secondo me ha fatto un'ottima gara. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà, soprattutto sugli esterni, e non siamo stati bravi a buttarla dentro, e questo è il rammarico più grande. Però ripeto, ci teniamo stretta la prestazione su un campo difficile contro una squadra anch'essa votata per la vittoria, quindi andiamo avanti così. 11 giornate, campionato sempre più avvincente ed equilibrato, perché siete tutte lì, no? Sì, sì, questo è un campionato difficile, perché puoi perdere punti con chiunque se non l'affronti con la mentalità giusta e con l'atteggiamento giusto, perché tutte le squadre sono attrezzate, e quindi sappiamo che sarà un campionato difficile, ma noi vogliamo rimanere lì fino alla fine cercando di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche. L'ultima si aspettava un Chieti così? Sì, sì, no, ce l'aspettavamo un Chieti che avrebbe fatto la partita importante, tosta, lo sapevamo, però ripeto, noi secondo me abbiamo dimostrato di essere una squadra forte.